Uno dei gioielli più belli del borgo degli Orefici è il suo crocifisso. Pare anche che sia miracoloso. Secondo la leggenda, fu portato qui da un certo commerciante di pietre preziose. Si chiamava Francesco Di Roberto e aveva un fratello che soffriva di attacchi d'asma. Un giorno, mentre passeggiavano per le campagne di Afragola, si imbatterono in un crocifisso. Così, improvvisamente, il fratello si sentì bene e Di Roberto, per devozione, decise di portare il crocifisso nella piazza degli Orefici. Quel che è certo è che fu costruito dopo l'epidemia di peste a Napoli. La particolarità è che si può guardare da entrambi i lati nello stesso modo. Sotto ci sono i simboli della Passione di Cristo, assieme ai simboli della Corporazione degli Orefici. Fu restaurato dagli eredi nel 1877, ma due familiari non vollero pagare e la famiglia ci tenne a sottolinearlo in una targa. La leggenda è viva ancora oggi, poiché si crede che il crocifisso protegga dai problemi respiratori. Così fede e tradizione si uniscono nella piazza che diede origine al borgo Orefici.